Ecco, questa settimana ispiriamo le nostre meditazioni al Vangelo di ieri, in cui Gesù ha fatto questo grande ammonimento contro la cupidigia, o meglio, contro l'istinto di preservare la vita attraverso i beni materiali. Ecco, questo è un istinto profondo, dicono alcuni che il grande attaccamento ai soldi, ai beni, eccetera, e a livello profondo spesso è una paura della morte, viene da una paura della morte e da un'idea, da un bisogno di assicurarsi la vita. Ecco, lo si fa in modo molto sbagliato, ma l'esigenza profonda e autentica è un bisogno di eternità, un bisogno di vita. Ecco, quindi mediteremo un po' su questa realtà a partire dall'ammonimento della parabola di Gesù, quando il ricco ha fatto un grande raccolto, grandi progetti, pensa di avere una vita lunga davanti a sé e di godersela. Dio interviene e dice: stolto, questa notte stessa ti sarà chiesta la tua vita e tutto quello che hai accumulato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé nella vita terrena e non arricchisce davanti a Dio, che vuol dire non arricchisce per i beni eterni, per i beni che non passano. Quindi abbiamo un'occasione grande. Ecco, per approfondire, per capire meglio come usare i beni terreni e soprattutto come aprire il cuore alla vita di Dio, alla vita eterna, perché Dio solo è la grande risposta al bisogno del cuore di vivere per sempre, di avere un amore e una pace che non passano. Ecco. Concludiamo con una preghiera della liturgia che dice così: Fa, o Signore, che usiamo saggiamente i beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Diciamo insieme: Fa, o Signore, che usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Il Signore sia con voi. Padre Santo, ti affido la vita e la ricerca di bene, di felicità di questi tuoi figli. Manda a loro il tuo spirito perché possano comprendere ciò che vale, ciò che resta, e poter usare i beni terreni come tu desideri, per fare del bene e per prepararsi alla vita eterna. Per questo li benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Una santa giornata.